Voi avete svolto un workshop riguardo l'intelligenza artificiale e avete parlato anche un po' di quelli che sono i rischi di un uso, se vogliamo, anche un po' troppo audace di queste nuove tecnologie applicate alla didattica. Vogliamo un po' fare il punto della situazione? Sì, infatti questo è il problema attuale, quello di cercare di contenere l'intelligenza artificiale nei limiti in cui può essere di servizio alla scuola e non prendere il posto della scuola, perché la scuola ha ben altri compiti come quello di potenziare l'umano prima ancora che l'artificiale. Dunque però non bisogna prestare il fianco ai detrattori delle innovazioni, perché questo è il problema. Se noi cominciamo a pensare ai rischi, potremmo continuare a ritardare queste innovazioni, l'introduzione di queste innovazioni nella scuola, che invece sono urgentissime, perché il rapporto Draghi, appena presentato al Parlamento europeo nelle settimane scorse, dice questo: abbiamo bisogno di competenze digitali, in particolare di competenze specialistiche digitali. Tutta l'Europa ne ha bisogno e quindi bisogna che la scuola prepari i giovani ad entrare nella società e nel mondo del lavoro. Però i rischi esistono. I rischi ci sono, ma ci saranno i docenti ad evitarli questi rischi, cioè a far ragionare i ragazzi sui limiti che deve avere l'intelligenza artificiale. E comunque un'intelligenza artificiale senza un pensiero umano non ci potrà mai essere. Certo. Quindi potenziamo il pensiero umano e terremo a bada l'intelligenza artificiale. Un'ultima domanda: i docenti devono fare da filtro, ma sono preparati? Li stanno preparando, ci sono le risorse dell'Europa, del PNRR, ci sono centinaia di milioni di euro. Adesso bisognerà far capire a questi docenti che si devono preparare, perché ormai nella vita non esiste più un'età in cui si studia, ci si prepara e un'età in cui si lavora. Ci saranno vari ritorni durante lungo l'arco della vita, fra studio e lavoro, fra riconversione delle competenze e lavoro, fra riqualificazione e lavoro. Si devono convincere che è cambiato anche il modo di vivere.